rompete i coglioni. Puttana da miseria. Signora, signora, allora attenzione. Beh, uno che sequestra gli anziani per fargli assistere a un suo comizio, ma merita come minimo di diventare leader del PDL. Tre pullman di anziani erano convinti di fare una gita alle terme. A buttanazza di chi da buttanazza, ma tu mi sei, ma all'inferno sì. È vivo! Samorì? E tutti dicevano, ma che cazzo è Samorì? Ma perché un va ammazzato? Io non lo so, cioè. Tu. Tu. Come ti chiami, esperimento? Come ti chiami? Ce l'hai piccolo. Io no. Mauro. Niente, cancello, più niente. Grazie a Dio cambiamo noi. Mamma, papà, cosa fate oggi? Andate al centro commerciale? No, oggi noi andiamo da Samorì. Cazzo, ma di nuovo? Ma sì, ci porta in pullman. A papà piace, dorme. Nemmeno con le gocce dorme così tanto. Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri bisognosi. Una beata minchia! Poi sono bisognoso anch'io di voti. Affettivamente mi servono più dell'ossigeno. Qui siamo in guerra, un'elezione dopo l'altra. Io non faccio prigionieri. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti, tu culati a tutta la famiglia. Sono soddisfazione. Ma com'è morta? Lo preferiamo, dicono, va. Vita amare, puttana da miseria. Mission impossible. Ma non mi rompete i coglioni, eh. Ma fatemi un piacere. Oh, ma lei si impalla, oh, ma te la non ci sta.